alle ragazze che hanno fatto parte di questo progetto. E questo è molto importante, perché trasmettere una passione, trasmettere l'amore per lo studio, vuol dire creare le basi per uno sviluppo della cultura, dell'amore verso lo studio. E perciò quando abbiamo saputo che avevano scritto un libro che coniuga la narrativa a il rigore scientifico, è stata una cosa che ci ha entusiasmato, perché è importante che venga incentivata la lettura anche in questo modo. E siccome i libri non solo devono essere scritti, ma devono essere anche letti, allora abbiamo pensato di festeggiare l'Innerwil donando le copie del libro che hanno scritto alle biblioteche scolastiche degli istituti di istruzione superiore della penisola sorrentina, che al termine di questo incontro saranno consegnate ai rappresentanti delle scuole, eccetera. Io non voglio rubare altro tempo alle cose importanti, cioè al libro e alla sua presentazione. Quindi ringrazio la presentatrice, la professoressa Rossella Molasso, ringrazio tutti quanti e mi siedo per ascoltare insieme tutto quello che avranno da dirci. Buonasera a tutti i nostri ospiti e grazie di essere qui. Colgo subito l'occasione per ringraziare la libreria Tasso, sempre pronta ad accogliere le nostre iniziative culturali e locali e le giovani idee. Inoltre ringraziamo la presidente dell'Inner Club di Sorrento, Anna Coppola, e questi due giovani autori che sono Valeria e Antonio. Io stasera sono qui nelle vesti di presentatrice, nonché grandissima loro amica. E inizio subito nel dire che loro hanno svolto questo nuovo libro intitolato Una passeggiata a Bichequense, un intreccio di storie che va da a partire sia dal punto di vista turistico che storico della città di Bichequense. Adesso iniziamo con una prima domanda alla nostra autrice Valeria. Ma tu che sei di Napoli, come mai, da dove è nata questa idea di scrivere un libro che parla di Bichequense? Buonasera a tutti, volevo come prima cosa ringraziare Anna, perché comunque se siamo qua è comunque grazie a te e grazie anche alla stima che ci ha sempre legato. Poi volevo rispondere a questa domanda, che è una domanda diciamo semplice, ma è una domanda difficile, perché comunque spiegare com'è nata l'idea di un libro, che poi è diciamo un progetto, quindi è sempre qualcosa che nasce, cresce, si sviluppa non sempre in maniera regolare, diciamo, è difficile, cioè molto complicato spiegarlo. Però sicuramente sì, io sono di Napoli, quindi tutti quanti la prima domanda che mi fanno è: perché scrivi un libro su Vico? Allora, scrivo un libro su Vico perché, come prima cosa, io non sono solo di Napoli, sono anche una persona molto curiosa, sono un'archeologa, quindi come prima cosa mi spinge la curiositas, quindi che mi spinge a tutti i giorni comunque a fare quello che faccio. Poi come seconda cosa io devo questo libro sicuramente a mia nonna, perché mia nonna è stata per me la fonte di ispirazione principale, perché io mi ricordo che fin da quando ero piccola, mia nonna è napoletana, mi parlava sempre, diciamo, faceva sempre delle storie come tutte le napoletane, diciamo veraci, raccontava storie, a volte anche molto colorite, e tra tutti i suoi racconti io mi ricordo che mia nonna sempre mi raccontava di Bichequense, e quando però parlava di Bichequense lei mi parlava di Vico in maniera diversa rispetto alle altre storie che raccontavo. Cioè io infatti nel libro, nelle prime pagine, dico che la cito mia nonna e dico che mia nonna parlava di Vico, e quando parlava di Vico sembrava che lei in un certo senso fosse più giovane rispetto a come all'età che aveva, perché non lo so, io la vedevo più serena, e quindi quando parlava di Vico io l'ascoltavo proprio in maniera incuriosita, perché dicevo: ma
è possibile che tutto quello che mi racconta è vero? Cioè, per me era una cosa, un posto, non lo so, tipo leggendario, come se non esistesse. E ho vissuto sempre questa sensazione fin da grande. Poi, quando sono diventata più grande, questa curiosità di conoscere questo territorio mi è rimasta. Quindi poi ho detto, ma non lo so, voglio andare a Vico e voglio andarlo a vedere. Lui non lo conosceva ancora, lui è di Vico, però non lo conoscevo ancora. E sono arrivata a Vico, e quando sono arrivata a Vico ho iniziato a voler vedere tutti i posti come un turista, perché per me era un posto nuovo. Quindi ho iniziato a vedere tutti questi posti e mi ricordo che tutto quello che vedevo lo annotavo. Però non è che annotavo tutto, annotavo delle sensazioni, delle emozioni che mi procuravano alcuni posti, nel vedere alcuni posti. Quindi poi annotavo queste cose. Successivamente poi ho conosciuto lui. Quando poi ho conosciuto lui, che era proprio vicano, per me, diciamo, io ho conosciuto Vico due volte. Una prima volta da turista. La seconda volta invece l'ho conosciuta tramite i suoi occhi, che ovviamente vivendo là aveva delle sensazioni, delle percezioni completamente diverse di Vico. Quindi poi mi ha fatto conoscere Vico anche sotto quest'altro punto di vista. Poi un giorno mi ricordo che io portavo sempre con me questo quadernino e continuavo a portarlo, e lui un giorno disse, ma perché ti porti sempre questo quadernino? E io dicevo, ma cioè, fatti tuoi, saranno pure cose mie. Comunque, tra il dire e il fare, poi alla fine finì che lui lesse questo quadernino. E quindi poi lui, leggendo, disse, effettivamente io sto conoscendo Vico anche io da un modo diverso, perché io tante cose non le riesco a vedere. Perché chi è del posto tante cose non le vede, ma non perché non le vuole vedere, ma proprio perché è talmente proprio assuefatto che non le riesce a vedere. Quindi poi anche lui diceva, ma no, però è vero, questa cosa è così, quest'altra cosa è così. Quindi poi mettemmo un po' insieme quello che pensavamo, prendemmo questo quadernino e lui disse, in un momento di pura, diciamo, follia, disse, ma perché non scriviamo qualcosa? Non c'era proprio l'idea di un libro, devo dire la verità. Non lo so, forse un opuscoletto. Io dissi là per là, dissi, vabbè, questo sta pure un po', sta un po' fuori. Quindi poi non è che così. Poi lui iniziò ad abbozzare qualcosa. Io tante cose le avevo già scritte. Quindi tra il dire e il fare mettemmo insieme queste cose. E nel mettere insieme venne un bel po', cioè venne un bel po' di pagine. Poi disse, lui disse, adesso dobbiamo fare la pazzia più grande. Cioè, capire adesso se qualcuno ce lo vuole pubblicare. E mi ricordo che nella scelta, diciamo, delle case editrici, noi ne mandammo a 3 case editrici. Però esattamente dopo 5 giorni ci rispose Guida Editori, che è una, diciamo, un editore napoletano, quindi io lo conoscevo bene, cioè conoscevo comunque come nome. E lui, mi ricordo, mandò un'email e disse, questo libro si deve fare, quindi dovete venire nell'ufficio e ne dobbiamo parlare. Io rimasi un attimo veramente esterrefatta, e che poi dissi, ma veramente, cioè, chiamai lui e dissi, forse facciamo un libro. E oggi eccoci qua. Vabbè. Quindi abbiamo sentito che sei di Vico Equense. E allora... Non si capiva dal cognome. Quindi a questo punto dal cognome, noi oltre che dal cognome abbiamo la certezza che sei di Vico Equense, e di conseguenza ci viene naturale chiederci, ma è stato semplice per te essere super partes? Oppure hai scritto questo libro perché sei legato ai ricordi, alle origini della tua terra? Buonasera a tutti, anche io ringrazio Anna per essere qui. Che dire, in effetti non è semplice scrivere un libro sulla propria città. L'ho sperimentato in questa avventura, perché in effetti la propria città, come già detto, tu la vedi con occhi diversi, non sei obiettivo, hai una serie di, comunque, di cose che ti fanno protendere per le cose benevole della tua città, non le guardi in maniera critica, quindi è stato difficile. Ovviamente l'idea di cominciare a scrivere qualcosa è purtroppo una deformazione professionale, perché purtroppo chi fa archeologia, ovviamente qualsiasi cosa studia, ha il dovere
e oltretutto penso la passione di dover abbozzare e scrivere due parole, perché comunque se studi e ci metti tanta passione qualcosa devi lasciare, altrimenti è tutto tempo perso, perché è una cultura tua personale che viene chiusa in un cassetto. E tornando alla domanda, è stato veramente difficile, ma lo dico con molta oggettività, perché scremare tutto quello che mi veniva da scrivere, che però erano comunque cose che erano frutto di una serie di condizionamenti, è stato difficile, e devo dire che in questo caso il suo aiuto di occhio esterno è stato fondamentale, perché sennò avrei comunque scritto pagine impregnate comunque di passione, di amore per la propria città. Ovviamente sulla parte, anche sul linguaggio è stato difficile scriverlo, perché siamo persone che siamo stati abituati, noi archeologi, a scrivere in un certo modo. Scriviamo in un linguaggio tecnico, quindi con frasi molto spesso molto asettiche, molto crude, che non devono far trasparire emozione. Ovviamente noi descriviamo quello che troviamo e alla fine traiamo una conclusione e quindi diamo un'ipotesi. In questo caso non dovevamo fare questo, ma dovevamo andare a, in effetti, somministrare in qualche modo, passatemi il termine, a persone che non sono del settore alcune cose, alcuni monumenti che Vigo ha e che dimentica, e su questo sono molto critico con la mia città, perché ce l'ha veramente abbandonata a se stessi, che non li riconosce neanche quasi, la gente passa vicino e per loro non dicono niente, non hanno nessun valore. Quindi in questo caso è difficile anche per quest'altro motivo, perché poi far diventare archeologia la prosa, diciamo, nel momento in cui riesci a fare questo, sei un archeologo fatto e finito, perché in effetti se riesci a comunicare a persone che non sono del settore ciò che tu hai studiato, ciò che tu hai capito col tuo linguaggio tecnico e con la tua professionalità, significa che in effetti hai compiuto il salto professionale, oltre che comunque un salto morale, un salto comunque di preparazione. Quindi questo, ed è stato anche emozionante, perché in effetti andando ad approfondire in questa avventura una serie di cose, poi mi sono messo a studiare cose che neanche pensavo, sono uscite dei dati che io neanche pensavo di mai tirare fuori, da cose che io avevo intuito, che non avevo mai approfondito. Quindi è stato anche emozionante, perché comunque raccontare la mia città come se fosse addirittura quasi una persona di fuori è diventato poi un'avventura, una sfida con me stesso, una sfida da cercare di vincere, per, oltre che per passione, per voglia di scrivere un libro, per questa avventura, anche per dare alla mia città un modo per vendersi un po' in Italia, nel mondo, cioè farsi conoscere, far conoscere il proprio tesoro, che ovviamente fino a poco tempo fa, fino a questa avventura, neanche io conoscevo. Quindi mi metto prima io tra le persone che comunque erano ignoranti e che ignoravano questa cosa. E niente, comunque è stato molto molto difficile. Quindi spero che comunque lo sforzo sia stato buono, che non sia stato vano. Come abbiamo potuto vedere, un applauso ad Antonio, e come abbiamo potuto notare che la città di Vico Equense assume il ruolo di una vera e propria protagonista. Però c'è qualcosa di veramente atipico in questa guida, poiché noi riveliamo all'interno della guida la rivelazione anche di un romanzo. Infatti ci sono storie ed incontri dove ci viene naturale porgere un'altra domanda. Ma queste storie, questi incontri, dove vengono esaltati i valori dell'amicizia, dell'amore, della famiglia, sono stati tratti comunque da un qualcosa che risulta sul vero, oppure è tutto frutto della vostra fantasia? Bella domanda, diciamo che tutte e due le cose, perché ci sono tante cose vere, perché io penso che quando qualcuno scrive un libro, non so, in un modo o nell'altro un po' di se stesso lo mette sempre. Cioè non riesce, perché comunque tu devi partire da un dato che sai, poi puoi fantasticare, però c'è qualcosa, alla base un po' ci deve essere. Quindi ci sono tante storie che, bene, che io ho vissuto a Vico. Ovviamente ho dovuto
abbiamo dovuto comunque cambiare magari nomi, personaggi o comunque le cose, perché sennò veramente penso che venivano fino a Napoli per prendermi. Per esempio, tra le cose vere, appunto, c'è il rapporto che io ho con mia nonna, quello è vero, e io nel libro cerco di raccontarlo. Io con mia nonna sono molto legata, quindi nel libro, e poi, come ho detto prima, è stata, diciamo, la musa ispiratrice che mi ha portato comunque a Vico, in questo territorio, quindi per me doveva esserci. Poi io parlo anche di un'altra persona, parlo anche del rapporto con i fratelli, con i rapporti con le sorelle. Io ho avuto, diciamo, la fortuna di avere una sorella maggiore, più grande di me, che è una persona molto molto premurosa, quindi la sua presenza quando ero piccola era un po' ingombrante, nel senso che comunque non tanto la sopportavo, quando c'era lei doveva essere tutto perfetto, e io infatti questo lo dico pure nel testo, dico quando c'è lei doveva essere tutta bella, perfetta, vestita così. Poi invece quando mi sono fatta grande, la sua assenza, perché comunque in un modo o nell'altro ognuno ha fatto la propria vita, poi mi è pesata tantissimo, perché comunque poi quando le persone premurose poi ti mancano di più delle altre, non so perché, che comunque hanno un affetto nei tuoi riguardi diverso. Però ci sono anche altre storie vere, c'è un altro signore, io parlo di un signore che io chiamo signor Lauro, ed è un signore che io in realtà ho conosciuto, e che è un'altra persona importante che mi ha fatto conoscere Vico insieme a lui, in modo diverso, cioè senza di lui anche in questo testo non sarebbe stato lo stesso sicuramente. E poi ci sono tante anche storie inventate, ce ne sono tante anche che comunque sono fantasticate. Poi c'è anche il valore dell'amicizia, parlo anche dell'amicizia, e a quello comunque ci siamo ispirati comunque come sentimenti nei confronti comunque di amici che conosciamo. Quindi c'è tanto di vero, e poi ovviamente c'è anche tanto di, no, di falso, ma in certo qual modo fantastico. Quindi sì. Io il libro l'ho letto, è veramente molto interessante, ma mi giunge questa domanda da fare, questa volta la facciamo al nostro vicano Doc. Ma in questo libro qual è il capitolo preferito e quello proprio che non poteva mancare? Allora, diciamo che ogni capitolo ha la sua essenza, e ogni capitolo ha un motivo reale di fondo, un po' come un mito greco, cioè noi abbiamo inventato, però partendo da un reale, partendo da un'emozione reale in ogni capitolo, anche se non c'è la persona reale, non c'è la situazione reale, l'emozione è vera. E proprio da questo presupposto noi abbiamo capito che l'unico modo per far conoscere un monumento antico, un bene culturale o amarbo, un paesaggio, è trasmettere un'emozione. L'emozione è l'unico modo che fa sì che un bene culturale diventa proprio, che sia ricordato, che sia tramandato e che soprattutto sia comunque conosciuto, che la città addirittura se ne faccia vanto di averlo, perché ispira un'emozione, ispira un sentimento che magari qualcun altro, è proprio il bene culturale in sé per sé. E quindi praticamente abbiamo deciso di a questo punto concentrarci su un cadavere. In ogni capitolo abbiamo messo un'emozione, in qualche capitolo abbiamo messo qualcosa di vero. Secondo me il capitolo non poteva mancare, era uno dei primi, che si chiama Vico e i cani. In effetti abbiamo fatto una sorta di critica, elogio della popolazione legata a questa città, che comunque, come diceva lei, era un po' una città tipo paese dei balocchi, che però poi... dico paese dei balocchi, nel senso questo mondo che la nonna racconta da lontano, che secondo lei è fantastico, infatti poi l'espressione che lei ha voluto per forza mettere è una famiglia popolo. Questo perché in effetti se uno conosce un po' Vico, per questo facevo la battuta prima sul cognome, più o meno i cognomi sono gli stessi, le persone sono le stesse, il ceppo della famiglia è lo stesso, ogni casale addirittura ha una sua famiglia peculiare che sta lì da generazioni, per esempio ad Arula, lavorando con la chiesa di Arula abbiamo trovato un registro del 500 di battesimi, e la famiglia Iello era
presentissimi, cioè non presenti di più, erano tutti a dirlo. Quindi in effetti era questo il modo di... Questa, l'espressione famiglia popolo era un po' per le espressioni usate e proprio azzeccata per questo motivo. Ma per esempio ci sono famiglie 5 che sono preponderanti, Savarese se ne scende in paese e via discorrendo. Quindi in effetti è questo il nostro... Però anche proprio questa sua connotazione, diciamo, genuina, perché in effetti non c'è stato un apporto, tra virgolette, esterno, è rimasta quel tipo di ceppo, quel tipo di popolazione, quel tipo di famiglia, lo zoccolo duro, fa sì che secondo me la città abbia qualcosa in più da offrire rispetto a una città che comunque ha avuto migliaia di interazioni con altre... non dico un paese sperduto, però è giusto per dire. Quindi in effetti ogni capitolo fa intuire la peculiarità del casale, che poi ogni famiglia è stata rimasta legata più o meno a un posto, proprio a un casale, proprio perché forse l'ha creato lui il casale, molto spesso sì, per molto esempio, probabilmente il casale creato proprio dalla famiglia che ci sta. Per esempio, ecco, uno dei capitoli che mi è piaciuto di più scrivere e approfondire è proprio Grazzano, su questa falsa riga. Cioè, in effetti, Grazzano è un casale che a Vico è piccolissimo, poco conosciuto, poco studiato. Oggi, quando uno ci va, guarda e ammira un paesaggio che tutto il comune di Vico ha, gli ulivi, gli agrumeti, quindi coltivazioni e colture molto comuni, semplici, che il comune comunque... in effetti presente in ogni sua parte, in ogni suo centimetro. Approfondendo invece questo tipo di storia, noi abbiamo scoperto che non era così. Cioè il paesaggio di quel casale non era quello che noi oggi vediamo, non ce lo dice l'ambiente, ce lo dicono le strutture, è perché praticamente c'era una casa dove si tessiva la seta, quindi in effetti c'era il cezzo. Trovare il Celso, che oggi non c'è più, però in un piccolo centro, che poi in effetti in questo caso lì la famiglia ha creato il casale, perché il Buonocore hanno creato Preazzano, perché là c'era la famiglia, c'è la fabbrica della seta, che prima che intervenisse la seta artificiale, cioè tutti questi due, prima dei Borboni, in effetti la seta lì era abbastanza, in effetti era una famiglia che contava un buon reddito grazie alla seta, e quindi è stata una scoperta. Però ecco che qui poi noi abbiamo messo anche la componente sentimentale, quindi abbiamo inserito questo personaggio del signor Lauro, che comunque funge da guida, un po' come Virgilio per Dante, la guida del casale, e quindi in effetti il paragone è azzardato, però per farvi capire un po', guida questo il personaggio, viene guidato tramite questa persona che poi gli racconta questa cosa, tant'è vero che poi il casale, cioè il capitolo del casale si chiude proprio con cioè sentirsi volare come una, cioè diventare farfalla, cioè nel senso che poi il bago da sera diventa farfalla, per dire che comunque tutto si è compiuto. Poi ci sono parecchi capitoli secondo me che danno un'emozione e aggiungono un pezzo della città che magari scomparsa oppure che è caduto un po' nell'oblio, nel dimenticatoio, che purtroppo questo è il tipo delle città piccole, è anche un po' della storia dei nostri giorni, cioè ormai dimenticare quello che è. Per questo abbiamo puntato a inserire l'emozione, proprio per, diciamo, con un'espressione molto prepotente, rendere eterni cose che comunque ormai stanno cominciando ad essere dimenticate, che ricordano soltanto persone che in effetti sono più là con l'età, quindi hanno più esperienze. Però questo tipo di metodo, secondo me, facendo diventare anche un racconto discorsivo, è l'unico metodo che oggigiorno potrebbe essere all'avanguardia per poter comunicare un bene culturale in un paese piccolo come Vico al mondo. Speriamo che possa servire da viatico, perché comunque secondo me, se Vico si guarda in questo piccolo libricino che avevo scritto, si può anche specchiare, si può anche amare, perché in effetti è una bellissima città e si vende bene con questo libro, secondo me. Poi anche una domanda semplice, anche semplicemente, come si arriva alla realizzazione di un libro? Io avrei una domanda,
Ciao, io ho insegnato a Preazzano e volevo sapere la casa dove era la scuola, per caso, il centro che hai detto tu di, della seta, dove hai capito qual è la scuola, quella bella, grande? Sì, diciamo che in effetti avevo due cose. La casa, come si chiama? Il sito principale della sede non è proprio quello, ma è un po' più a monte, è una casa che ancora oggi vedi, che si chiama Casa Buonocore, proprio così, quello è. Poi si spostarono più a monte, quindi poi la scuola in effetti è un po' inglobata quella struttura, dove loro poi ovviamente si ingrandirono, che col tempo qui la sede arrivava da Napoli, diciamo da Salerno, cioè. Per essere sicuri, i Borbone, pure prima dei Borbone, da Napoli, dove i Borbone comunque siamo con Salleucio, arrivare alla seta comunque qua da un posto così lontano, in effetti costava di più che produrla sul posto. Quindi in effetti quel tipo di famiglia si ingrandì. Infatti Buonocore in quel caso, in quel tipo di ceppo, a Vico è rimasto abbastanza potente per molti anni, perché poi divenne abbastanza pure potente a livello economico. E quindi si spostano, crearono due siti, però la sede principale è Casa Buonocore, che nasce da piccola casa barra fabbrica artigianale. E poi sopra il promontorio. Sì, sì, dove poi si vede anche quella finestra centrale, sì, con quella cornice di viperno, sì, sì, di grigio scuro. Sì. Quindi questo e si vede, il casale praticamente lo fa capire. Grazie. C'è qualcun altro che vuole fare qualche altra domandina ai nostri autori? Noi non l'abbiamo detto ancora. Allora diamo lo spazio per comprare il libro, in modo che adesso scegliere più domande. Ancora una volta la libreria Tasso e la nostra presidente Anna Coppola. Grazie, Carola. Prima di andare via, aspettate perché non è ancora finito. Innanzitutto io volevo ringraziare Angela e Stefano per l'ospitalità e per il loro affetto continuo. Poi passiamo alla consegna dei libri alle rappresentanti degli istituti superiori che sono presenti. Io chiederei al sindaco di Sorrento, che vedo dal pubblico, di unirsi a noi. Grazie innanzitutto. Grazie sindaco per averci seguito con così tanta attenzione, e quindi chiederei alle rappresentanti degli istituti superiori di venire qui a ritirare i libri. Grazie, saranno consegnati. Volete dire due parole, sindaco? Con piacere. Io sono stato stimolato a venire con molta onestà, perché questi due splendidi ragazzi stanno completando il servizio civile al comune di Sorrento, pertanto mi sembrava giusto premiarli con la mia presenza. E poi devo dire la verità, mi ha fatto piacere ascoltare, diciamo, le loro riflessioni, le loro motivazioni perché hanno scritto questo libro. Io spero che loro continuino nella loro brillante carriera, perché il comune di Sorrento è stato solo un momento, diciamo, della loro vita, e spero che questa attività che hanno svolto presso il nostro ente sia utile per la loro carriera. Faccio gli auguri per il futuro, per la loro vita professionale. Approfitto un po' dallo stimolo che ha fatto la moderatrice sulla domanda. Io dico, avete scritto un libro che poi leggeremo, di Vico e Quenze, ma facendo l'amministratore, qualche consiglio da dare agli amministratori di Vico e Quenze, quale può essere? E secondo me... Scusate, allora l'intenzione di continuare anche a fare su Sorrento? Hanno scritto su Vico, io spero che l'avete già presentato a Vico e Quenze. Allora, forse è una domanda che vi è stata già fatta. E poi, se non avete pensato, vabbè, tu sei di Vico, lei è di Napoli, non avete pensato di impegnarvi anche nella politica locale, perché a volte mancano elementi nuove, non dico i giovani che hanno valore per dare un contributo alla vita amministrativa, perché a volte tutti quanti parliamo, però sono sempre pochi quelli che mettono a disposizione della collettività le proprie conoscenze, le proprie capacità, perché
significa sacrificare il proprio tempo a favore del pubblico, e penso che voi che avete visto, avete vissuto Vicky Guenze tutta la nascita e lei invece per scelta, voglio dire, dare dei suggerimenti, partecipare alla stesura di un programma elettorale, di un programma di mandato, secondo me è utile da menti giovani che vedono la vita in modo diverso. Grazie. A chi possiamo grazie. Grazie signor Sindaco, grazie per il vostro prezioso intervento. E infine possiamo dire grazie a questi due giovani autori, anche perché hanno creduto nei loro sogni, nel loro mestiere e in questa terra straordinaria che è Vico Equense. E speriamo che magari continuino, magari facciamo proprio una serie di libri, perché poi ci sono tante. Lo facciamo anche su Sorrentino. Ci sono Sorrentina che sta aspettando di essere riscoperta. Grazie. Per favore, se volete venire a ritirare i libri, così facciamo una foto tutti quanti insieme. Scusate, no, dovete ritirare il libro. E poi eventualmente vi trattenete e fate una foto tutti insieme. Vi dovete girare, per favore. Ok, c'è qualcun altro che deve ritirare il libro? Ok, va bene. Possibile fare una foto del sindaco con i due scrittori? Poi con la aspetta. Sì. Anche tu, per favore. Ok. Allora, mettetevi le facce che ci consegnate il libro, per favore, sentite, che ci consegnate il libro, aprite il libro, abbiamolo, così, ecco qua, ok, grazie. Ok, grazie.